presentati a Milano i risultati dello studio clinico pilota di fase 2A RACERS, acronimo che sta per Randomized Study Comparing Short-Term CHR001 Infusions at Different Doses to Prevent Sepsis-Induced Acute Kidney Injury, ovvero studio randomizzato che confronta le infusioni a breve termine di CHR001 a dosi diverse per prevenire il danno renale acuto indotto dalla sepsi. Questo studio clinico ha valutato quindi il farmaco CHR001 di Abionix Pharma, che è l'unica apolipoproteina A1 ricombinante naturale, come trattamento per i pazienti settici ad alto rischio di sviluppare un'insufficienza renale acuta. Il farmaco ha raggiunto il proprio obiettivo primario, risultato di enorme valore poiché attualmente al mondo non esistono trattamenti approvati per i pazienti settici. Professore, che cos'è la sepsi? Uno stato di infiammazione generalizzato che il più delle volte è determinato da un'infezione batterica, gram negativa o gram positiva, ma può anche essere legata a virus e a miciti. È una patologia molto frequente, terza causa di morte nel mondo. Se vogliamo dare dei numeri epidemiologici, stiamo parlando di 26 milioni di persone che rimangono affette da questa patologia acuta nel mondo per anno, con una mortalità che si aggira fra il 40-50%, quindi stiamo parlando di 13 milioni di morti legate a sepsi. È una patologia che purtroppo non ha una terapia specifica. Abbiamo sì gli antibiotici, ma molte volte gli antibiotici, questi batteri, questi germi sono resistenti agli antibiotici, stiamo parlando di infezioni multiresistenti, per cui avere a disposizione nuovi presidi terapeutici certamente potrebbe cambiare l'outcome di questi pazienti. Professore, lei è il principal investigator dello studio RACERS, ci spiega come si è svolto? Allora, oggi noi presentiamo i dati che abbiamo ottenuto nell'uomo, oggi presentiamo uno studio di fase 2A che è stato effettuato nell'uomo su 20 soggetti, di cui 15 trattati con dosi diverse di farmaco e 5 con standard of care, cioè con lo standard di cura che oggi abbiamo a nostra disposizione. Ebbene, lo studio di fase 2A ci ha permesso di valutare le diverse dosi, oggi sappiamo qual è la dose ottimale che dovremmo utilizzare, abbiamo dimostrato anche nell'uomo come nell'animale che siamo in grado di rimuovere l'LPS dal circolo, che siamo in grado di ridurre lo stato di infiammazione, quindi la cascata citochinica, e che siamo anche in grado di migliorare la performance endoteliale. E c'è un grande trend, sebbene stiamo parlando solo di 20 pazienti, c'è un trend nel miglioramento del danno d'organo, come anche la prevenzione della insufficienza renale acuta da sepsi. Sulla base di questi risultati stiamo disegnando in questo momento il trial di fase 3 che logicamente recluterà più pazienti, stiamo parlando di un trial che sicuramente andrà a reclutare più di 200 pazienti, fra 200 e 400 pazienti, per poter validare quello che abbiamo trovato nel trial di fase 2A. Professoressa, qual è il meccanismo di CHR001? CHR001, che è il farmaco di cui parliamo oggi, è un HDL sintetica, quindi mima le HDL plasmatiche e mima non solo la struttura ma anche la funzione delle HDL plasmatiche, è prodotta chiaramente sinteticamente, è un farmaco biotecnologico, un iniettivo. E viene utilizzato, è stato innanzitutto le HDL sintetiche sono state studiate inizialmente per il trattamento delle malattie cardiovascolari su base aterosclerotica. Perché? Perché l'HDL è in grado di rimuovere il colesterolo dalla placca ateromasica. Negli anni però abbiamo imparato che le HDL hanno anche altre proprietà, sono antinfiammatorie, sono antiossidanti, sono in grado di modulare l'omeostasi endoteliale e quindi hanno trovato le HDL sintetiche con un nuovo impiego, questo certamente è stata un'idea geniale di testare questo farmaco nella sepsi e quindi in una malattia acuta, uno stato infiammatorio acuto dove tra l'altro le HDL circolanti diminuiscono drammaticamente. Professoressa, quali sono le prospettive di questo farmaco? Queste HDL sintetiche sono in sviluppo
ancora oggi, non CER001, ma un altro prodotto, anche per le malattie cardiovascolari. C'è un grande studio in corso con un HDL sintetica con proprio l'obiettivo di ridurre la placca ateromasica. Per il futuro, però, direi che questi dati oggi presentati aprono la strada all'impiego delle HDL sintetiche, certamente nella sepsi, come si diceva, quindi il programma è quello di andare avanti con uno studio più ampio. Potenzialmente anche in altre malattie acute, malattie infiammatorie acute. Il Covid ne è un esempio e c'è un dato con pochissimi pazienti, ma che dimostra che lo stesso prodotto, CER001, è efficace anche nei pazienti con Covid. E questo ancora una volta è dettato dalle proprietà delle HDL. Le HDL fungono proprio da cargo di una serie di sostanze, tra cui citochine infiammatorie, LPS, quindi lipopolisaccaride, e fungono, uso un termine un po' da spazzini, quindi di non solo di colesterolo che prendono dalle cellule della parete arteriosa, quindi dalla placca ateromasica, ma anche di altre sostanze tossiche.